il bombardamento subito, ma è successo anche ai nostri a El Alamein, esclusa la Pavia, che era la divisione dove avrebbe dovuto esserci mio padre, ma l'avevano rimpatriato d'ufficio perché si ribellava troppo, comunque un'altra storia. Esclusa la Pavia, che è stata completamente sommersa, gli altri no, è arrivato quando loro attaccarono, quando gli anglo-americani attaccarono in maniera pesantissima, ci fu un bombardamento che durò giorni e giorni. 4 giorni. Dopo questi 4 giorni, quelli erano ancora belli, tranquilli, in piedi, a rintozzare l'assalto, come ha fatto vedere molto bene nell'ultimo film dedicato a El Alamein. Quindi anche questo ci induce a pensare una cosa importantissima: nessuna precisione tecnologica potrà mai distruggere la forza di volontà di un popolo che vuole difendersi o che vuole combattere. Proseguiamo, abbiamo dette tante cose anche adesso. I risultati furono tragici: migliaia di neonati focomelici, senza braccia, senza mani, senza piedi, senza gambe, finché Vidi Unglens nel 1961 dimostrò l'enorme pericolosità del farmaco. Da allora la battaglia per risarcire almeno in parte ciò che non ha prezzo è stata lunghissima. Nel totale disinteresse di Grünenthal, che ha chiesto scusa solo nel 2012 e risarcito solo i tedeschi. Questo che chiede scusa mi ricorda qualcuno? A te che ti ricorda questo che chiede scusa? Oh, ecco appunto, a distanza di secoli. Ma anche Clinton. Sì, quando becchi qualcuno col cazzo di fuori o che hai beccato con la marmellata in bocca, e c'è poco da fare, è quello che può fare. Beh, vabbè, io comunque dico che uno che ha il coraggio, parlo del coraggio in senso inverso, no? Come dire, hai il coraggio di venirmi a dire pure questo, sì, no? Sì. Che ha il coraggio di chiedere scusa, sì, per le come violenze se questo che lo assolvesse dalle sue incombenze, sì, e dalle sue responsabilità. Ma se vuoi veramente, se tu sei veramente pentito, e cominci a lavorare gratis per tutta il resto, esatto, della vita tua. E poi risarcisci. Incomincia a risarcire. Allora, ragazzi, tu... per risarcire. No, vabbè, questo ha risarcito solo i tedeschi. Mi pare ovvio. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Sì, sì. Ciascuno per io sé. Io diceva, risalire. E qualche domanda. Mi pare risalire, diceva. Solo nel 2012 è risarcito solo i tedeschi. Lo Stato italiano nel 2008 decise. 2008! Dal 1954! decise infine di riconoscere le proprie responsabilità. Cazzo! Ma manco a parlare di risarcimento. Ma io a voi, porco giù. Ma voi ti immagini per tutto il tempo in cui c'è stato un Poggiolini, un De Lorenzo al ministero. Con 10 miliardi dentro gara. Della sanità. Sai quante volte ti taglio lì, coglioni? Testa di cazzo, mascalzone, delinquente, ladro di polli. Le proprie responsabilità: non avere controllato direttamente i possibili danni, non essere stato tempestivo nell'intervenire dopo l'allarme, non aver diffuso capillarmente la consapevolezza del rischio e risarcire gli affetti da sindrome da talidomide nelle forme della melia, dell'emimelia, della focomelia e micromelia, nati dal 1959. Al 1965, 6 anni, hanno continuato a prescrivere talidomide alle donne incinte dal 1958 al 1965. Oh, questo mi ricorda un altro prodotto, un altro importante prodotto che veniva prescritto in Italia quando, prodotto inventato assolutamente da un connubio dove c'entrava una nota, no, premio Nobel per la scienza. Diventata ministro? No. Non è diventata ministro. Ah, senatrice. Senatrice a vita. A vita. No, naturalmente, no. A vita. Potevi farlo di meno a vita, 2-5 anni, no, a vita. Ovviamente questa aspetta, questa signora. E questa signora che è vissuta fino a 104 anni, se l'ha sostenuta in Parlamento per una quarantina d'anni. Queste signore ovviamente ce la siamo tenute in Parlamento. Appunto, si nascondeva dietro un dito, ma noi le cose le conosciamo perfettamente. E anche in quel caso ci furono... E faceva pure le querele.
Qualcuno, sì. Qualcuno che sì, aveva ma... osato dire no, qualcosa. No, sì, sì, ma ti manco. Cari amici, qui su queste cose potrei parlare a lungo, sapete quante volte mi hanno intervistato, quanti articoli ho scritto, quante interviste molto lunghe alla radio, eccetera, non lasciamo stare, ma che le cose... Comunque, lei si nascondeva dietro il dito perché lei non sapeva niente, capito? Sono gli altri che la portavano avanti, ma lasciamo stare. No, tra l'altro il vero... No, ma bello è che aveva fatto, apparentemente, una sola cosa nella sua vita. E su quella l'unica cosa ha costruito un'esistenza alla grande. Sì, però, allora diciamolo tutto, c'è stato un tale il quale si era inventato che questo prodotto farmaceutico che propagandava la ditta di cui lui era il capo fosse il prodotto che aveva ideato quel premio Nobel. È lì che il premio Nobel ce n'è guardato bene di dire guarda che non è quello, perché io non pensavo a quello, è quello che tu facendo una truffa. È lì la differenza. Poteva dirlo e il discorso finiva. No, invece andava nei congressi organizzati da quel personaggio e andava a parlare degli affari suoi, non aveva mai detto che quel prodotto no, era quello che lei aveva pensato. Però lo lasciava pensare, perché tutti quelli che erano invitati, no? Erano portati a pensare che fosse quello. Vedete la truffa quant'è sopraffina. L'ultima notizia è che qualche mese fa, e quindi siamo a circa 30 anni di distanza, questo personaggio è stato definitivamente assolto. Chissà quanti soldi ha pagato, una causa penale durata 30 anni, ma alla fine i soldi deve averli sganciati. Ne aveva guadagnati qua tanti, il prodotto ovviamente è stato tolto dal mercato, dopo che ha fatto i danni, dopo che ha ammazzato un sacco di persone. Fuori tempo massimo, fascia poi allargata ai nati nel 58 e 66, quindi, siccome sono nati degli altri dopo, perché questi bravi signori continuavano, informatissimi, no? È chiaro. No, ma voi, ma che è impossibile, un prodotto così buono, l'azienda me l'ha garantito, è buono e fa bene, ma che scherzo, ecco. E quelli con gli identici problemi nati dopo? Qui è il nodo, c'è un emendamento che estende il risarcimento ai nati dal 66 al 69, allora, hanno cominciato a prescrivere il prodotto nel? 54. 4. Siamo nel 69, quanto tempo è passato? 15 anni. E continuavano a prescriverlo, no? Com'era quella cosa? Ah sì, e continuavano a chiamarlo Trinità. Al 69 che dimostrano documentalmente l'assunzione di talidomide da parte della madre nel periodo della gravidanza. Allora, io nasco... No? Devo pure dimostrare che mia madre lo pigliava. Guarda, è una cosa. Come adesso, no, che quelli chiedono l'esistenza in vita per rilasciarti qualche cosa. Ma non passa. Possibile che 6 anni dopo il divieto, si chiedono gli scettici, ci fossero ancora mamme che usavano quel farmaco pericolosissimo, magari trovato nel cassetto? I segni che portiamo addosso, purtroppo, sono la prova evidente di quanto diciamo. E poi voglio fare un'altra considerazione. Rispondono Argentina Romanelli e Monica Pagnin e gli altri talidomidici fuori tempo massimo. Eppure, ha ricordato in Senato Carlo Giovanardi, pur essendo il 100% del Parlamento favorevole e pur essendo il nostro un paese pieno di falsi invalidi, quell'emendamento è lì, a bagnomaria. Sì, favoriscono i falsi invalidi e gli invalidi veri devono essere colpiti per un principio che è fondamentale, tipicamente cristiano. Ricordiamoci, signori, io non dico per fare una butarda, ebraico cristiano. Se stai male vuol dire che i tuoi genitori erano peccatori. E quindi tu giustamente devi star male, perché i tuoi genitori hanno peccato, capito? Ecco. E per concludere ne leggiamo un'altra, perché ne dobbiamo leggere altre due.
Avremo ancora un po' di tempo? Penso di E questo. No, aspetta che chiudo e ne facciamo un altro. No, no, continuiamo su questa linea. Ci abbiamo ancora 62 minuti. Perfetto, proseguiamo. Allora, questo è veramente bello. Allora, cosa ha scritto qua? Controordine, vivi di più se hai il sangue grasso. Allora, non avevate detto che il colesterolo era il diavolo? Mo' adesso è uscito fuori una meta-analisi, devo spiegare ai nostri amici cos'è una meta-analisi. Una meta-analisi è la presa in considerazione di tutta una serie di pubblicazioni che sono state fatte negli ultimi tempi, messi tutti quanti assieme, da cui poi vengono fuori i risultati che servono. Questa è una tecnica che è propria della medicina basata sulle prove di efficacia, cioè basata sulle prove concrete. Dalla meta-analisi che cosa esce fuori? Esce fuori che non è vero che campano di più quelli che hanno il colesterolo basso, ma è vero esattamente il contrario. Allora io questo una volta a questo proposito se lo domandavano perché c'era una zona al confine con la Svizzera e sì, l'Italia, dove c'erano una marea di persone anziane sopra i 100 anni e fecero un'intervista a una signora anziana che aveva, mi pare, 106, 108 anni, e questa diceva: io mangio 6 uova al giorno. Mi ricordo una cena, sì, qual era? Ah sì, no, quella barzelletta, questa adesso ve la racconto, sicuramente voi la sapete, no? Quella di quel tale che raggiunge 100 anni, allora arrivano tutti quanti, no? Ah sì, veramente. Giornalisti, scrittori, tutti là, interviste televisive, eccetera, e mentre lui rilascia queste interviste, sì, morigeratezza, non bevo, non fumo, non niente, scopo. Non scopo, faccio niente, sento un fracasso. E dice: ma che succede? Che? E dice: mio padre che è sempre ubriaco. Allora, colesterolo, cari amici, quando è che ci sono inventati il colesterolo? Che qui la cosa è uscita ex adiuvantibus. Prima hanno trovato delle sostanze chimiche contenute in certe piante che riducevano il colesterolo del sangue, e poi si sono inventati che il colesterolo faceva male. Cosa che l'omega io, 3. Esattamente. Che io ho, come devo dire, che io ho. Ci sono due nutrizionisti che fanno la trasmissione del sabato pomeriggio del pesce, là che c'è la bionda, che parlano sempre di questo riduce il colesterolo, l'omega 3. Ma che cazzo si inventeranno? L'hanno detto cazzate per 30 anni in televisione. No, vabbè, obiettivamente l'omega 3 riduce il colesterolo. E vabbè, ma questo che vuol dire? No, ma infatti, ma c'è il colesterolo, ma se il colesterolo non fa male, che non si capisce per quale ragione. Io devo consigliare di mangiare il pesce, che a me piace moltissimo, e mi sento di consigliare sistematicamente, semplicemente contiene l'omega 3. Sono tutte cazzate. Controlli, vivi di più se hai il sangue grasso. Va bene? Va bene, cari amici, ecco qui, capito? Hanno fatto un battage che è costato milioni di miliardi, se no, di dollari, hanno ammazzato un sacco di gente, perché alcune statine, che sono i farmaci che sono stati più propagandati in assoluto, hanno fatto fuori decine di migliaia di persone per una particolare azione che queste statine hanno sui muscoli. Su questo eventualmente entreremo altre volte, perché avrei molto da raccontare. Qui leggiamo un'altra cosetta: odiando la Russia danneggiamo noi stessi. Ogni tanto qualcuno lo scrive, ma l'analisi, il giornalista svizzero autore di Russofobia ricostruisce le ragioni del livore contro il Cremlino, una retorica che imperversa dai tempi di Napoleone, malgrado la lunga lista di aggressioni che sono state perpetrate nel frattempo dall'Occidente. A danno, certo, della Russia. Esatto. La Russia non ci ha mai assalito. Sì, e a panorama spiega perché spingere Mosca verso l'Asia è un errore molto grave. Questo è il numero di panorama del no, grave. 13 luglio. Panorama del 13 luglio scorso, 15 giorni fa. Va bene, ogni tanto qualcuno lo scrive, ma lo scrive così, qui,
non è un battage, il battage è il contrario. Ma ricordiamoci che è la Russia che è stata invasa. Molte e se volte, anche la Russia bolscevica, dire stramaledica, no, assassini come erano, ma erano i bolscevichi, non i russi, si è impossessata di parte dell'Europa, si è impossessata prima perché d'accordo con gli angloamericani che erano interessati a dividere l'Europa in due per poterla dominare meglio. No, soprattutto perché si elevavano un competitore che non, a cui non avrebbero mai potuto vincere da soli. Esattamente. E secondo perché erano stati in precedenza invasi. L'ultima cosa, e questa va letta veramente perché è importante, e con questa concludiamo, eccolo qui. Il paradosso dei grillini, l'offensiva più puntuale la fanno i dissidenti cacciati, quelli autentici. Questi sono quelli autentici. Che sono andati, altro che libertà democratica partecipativa diretta o cazzo che si sono che trovati si appunto che si sono trovati in una posizione di rottura con i boss fondamentali di questa strana organizzazione, se ne sono andati, li hanno cacciati via, sono rimasti al Parlamento e lì hanno operato e hanno fatto un'attività veramente rimarchevole di cui nessuno parla, ovviamente. Soprattutto i telegiornali. Esatto, soprattutto i telegiornali. E leggiamo una mezza paginetta a conclusione di questa nostra bella chiacchierata. Qui ci sono tutti, eccoli qui. Oh, non ne parla nessuno di questi. Il silenzio più assoluto, Guarda quanti sono. Il silenzio più assoluto, è una cosa incredibile. Beh, sì, guarda, prima la metamorfosi di Maria Elena, sai, capito, era lì, che era appena uscita dalla scrivania di Clinton. Hanno fatto una caricatura con Clinton vicino a lei, con lei che c'ha qui, oh, e qui un qualcosa che le cola. E qualcosa che le cola. No. Non avevi il fazzoletto come la Levischi, dove, no, dove, ma per dimostrare dove mantenere lei, la reliquia. Per anche lei aveva avuto modo di conoscerlo. Ma guardate, cari intimamente. Amici, noi abbiamo un governo con dei governanti che vengono sfottuti in questa maniera. Vuol dire che sono dei cialtroni, vuol dire che sono veramente la peggio feccia, ma nemmeno le puttane dentro i casini. Fatelo dire al sottoscritto che è vecchio. Ma Madame Bovary? No, sto parlando delle puttane di casino, sì, ai tempi in cui ma casino... Ma ovviamente cioè... appunto non una puttana di quel livello con la Maria Elena Bozzi. No, vabbè, poi sto dicendo un'altra cosa, quelle di strade, non, nessuno, ma nei secoli ce ne sono state tantissime. Nessuno si può permettere di offendere una puttana, anche di strada, ricordatevelo bene. E invece queste qui, giustamente, non hanno pudore, capito? Eccolo, facciamolo vedere di nuovo. Afuera! Allora, nel Movimento 5 Stelle chi non è gradito ai vertici viene cacciato, espulso, estromesso. L'ultimo caso è quello di Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, al quale, sebbene ora stia prendendo corpo l'ipotesi di una pacificazione, è bastato un avviso di garanzia per abuso d'ufficio per essere sospeso dal Movimento. Abuso d'ufficio! Non furto, come fanno tutti sti mascalzoni del partito cosiddetto democratico. Destino diverso invece per il sindaco di Pomezia, Fabio Fucci, e per il prescelto Filippo Nogarin, sindaco di Livorno, anche lui ha ricevuto un avviso di garanzia. Per concorso in bancarotta fraudolenta, beh, qui mi sembra che la cosa sia leggermente diversa. Ma è sempre nelle grazie di Beppe Grillo, che strano, vuol dire che certi avvisi di garanzia sì, che riguardano no. certi atteggiamenti particolari qualcuno non sì, sono presi no. nella debita considerazione. C'è una discriminante. Sì, sì, è Sant'Antonio da Padova che ti protegge. Le purghe italiane, no, le purghe staliniane, scusate, le purghe italiane... sono quelle appunto di Grillo. Con l'olio di Con l'olio di ricino. No. E facevano bere mezza bottiglietta, facevano incazzare la gente, e capito, e non ottenevano niente. Io le facevo
bere 3 quintali, così morivano e non mi avrebbero rotto i coglioni dopo a seguire, no? Ma niente, non c'è niente da fare. Insegnare la prassi politica alle persone è un po' difficile. Le purghe stalinitiane piacevano molto a Gianroberto Casaleggio, perché consentivano di costruire una classe dirigente parlamentare in grado di non nuocere, poco autonoma dal punto di vista politico e intellettuale. Ed è in Parlamento che si è assistito dal 2013 ad oggi a espulsioni di massa. 3 anni fa il Movimento 5 Stelle ottenne 109 deputati e 54 senatori. Oggi sono rispettivamente 91 e 35. Ah, è interessante riflettere su queste cose. Vuoi che a un certo punto la riduzione del numero di deputati e senatori sia anche funzionale a ridurre l'impatto, certo, numerico la capacità di interferire nella votazione di questa o quella legge? Vuoi continuare a leggere tu? No, vabbè, leggo io. Il Movimento 5 Stelle ottenne 109 deputati e 54 senatori, oggi sono rispettivamente 91 e 35, cioè sono 37 parlamentari che hanno lasciato il Movimento. Qualcuno è entrato nel PD, qualcun altro ha formato un gruppo autonomo come Alternativa Libera, molto attivo nel fare le pulce al governo, fondato dal deputato toscano Massimo Artini. Qualcuno l'ha mai sentito nominare? Questo lo dico io, nota del lettore. E del quale fanno parte anche Marco Baldassarre, Eleonora Bechis, Samuele Segoni e Tancredi Turco. In diversi casi i parlamentari espulsi dal Movimento sono diventati esperti di magagne da scoprire. A dicembre quelli confluiti in AL, Alternativa Libera, trovarono un emendamento alla legge di stabilità che cancellava l'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale per la costruzione del nuovo aeroporto di Firenze. Per fare un favore a Marco Carrai, qualcuno sospetta ovviamente, presidente di Toscana Aeroporti. Poche Ma guarda settimane... un po' sto ragazzotto. Anche lui, amico, anche lui. Mi no? pare che sia degli cognato, amici. O sbaglio? No, amico, amico. Vabbè, amico e cognato. Poche settimane fa hanno scuotuto un documento preparato da Palazzo Chigi che riduce i fondi ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, per pagare l'indennità accessoria dei 25 dipendenti prelevati da ministeri. Poi hanno scoperto che nella riforma della società partecipata dal governo, il governo vuole escludere le competenze della Corte dei Conti sulla conoscenza del danno erariale dalle partecipate pubbliche. Cioè è il motivo per cui è nata la Corte dei Conti nel 1865, appena dopo la nascita dello Stato italiano, e questi che fanno giustamente il loro lavoro per verificare in primis la possibilità di corruzione pure delle pubbliche amministrazioni che chiedono finanziamenti o della legiferazione per fare finanziamenti a opere pubbliche o quant'altro, la Corte dei Conti giustamente fa un'indagine, fa le pulci anche su dovrebbe farlo anche su stimolo, come abbiamo fatto noi molte volte, e quindi dovrebbe fare il suo lavoro. Invece adesso praticamente hanno già eliminato in questo nuovo cazzo di modifica della Costituzione il CNEL, hanno annullato il CNEL, che è uno degli organi di giustizia sociale più importante, parlamentare. Che non funzionasse è un altro discorso. D'accordo. Ma che fosse un organo di giustizia sociale è altrettanto assolutamente vero. È soprattutto consultivo, esattamente. Preventivamente consultivo per l'approvazione delle leggi, no? E qui stanno distruggendo lo Stato, c'è poco da fare, stanno distruggendo i cardini fondamentali delle istituzioni parlamentari, governative. Certo. Non c'è quella tutela del cittadino. La tutela del cittadino, e stanno facendo in modo che poi faranno strame di quello che rimane dello Stato e nel giro di 10 anni distruggono tutto quello che c'è a distruggere. E quando tu vai a difenderti, il giudice si dice non è nella legge. Sì, esatto. E tornando a casa. Allora, tornando a noi, quindi poi hanno scoperto che nella riforma delle società partecipate il governo vuole escludere le competenze della Corte dei Conti sulla conoscenza del danno erariale delle partecipate pubbliche. In questo modo l'azione di responsabilità per i danni causati alla società pubblica e dai suoi organi di amministrazione e controllo è demandata al giudice civile ordinario. Ma non è competente, non può farlo. Ma non è proprio, è un, è un,
un conflitto di interessi. Il cittadino a cui deve essere che deve essere sotto succube della legge, in questo caso diventerebbe lui arbitro della legge. No, certamente. Perché lui decide che sarà il giudice, diventa il giudice supremo se la legge si fa o non si fa. Ma poi la sentenza quando te la fa? Dopo 50 anni? Ma altro tutto. Lasciamo stare. Dunque, è demandato al giudice civile ordinario, il quale, e qui sta il bello, si può attivare solo su iniziativa dei stessi organi della società. Ah, questo non l'avevo ancora letto. Per sostanza dovrebbero denunciare se stessi. A febbraio, per primi, i parlamentari di Alternativa Libera denunciarono che il governo stava approntando un doppio scudo per i banchieri e i manager degli istituti di credito che aggirano le norme sugli risparmi, e qui c'è un dialogo. Siamo entrati in Parlamento per questa ragione e siamo sempre rimasti fedeli a questo mandato, denunciare le magagne e le malefatte di chi governa, chiarisce Artini. A volte, seguita, capita che altre forze politiche di opposizione si uniscano a noi in alcune battaglie, spesso provano a intestarsi nella paternità. La cosa non ci preoccupa, anzi, se qualcuno unisce la sua voce alla nostra potremmo ottenere più facilmente i risultati sperati. Significa che al di là dei numeri esigui stiamo facendo vedere che ci siamo anche noi e non rinunciamo a fare la nostra parte, e mi sembra più che giusto, eccetera, eccetera, eccetera. Leggo? No. Ma ci vuoi proseguire, visto che... E pensare che alcuni di questi parlamentari un tempo erano considerati nel movimento come il senatore Luis Alberto Orellana, Orellana, che nel giro di qualche mese è passato da candidato alla guida di Palazzo Madama a Reietto. Oggi siede nel gruppo di Out ed è al 21° posto su 315 senatori nella classifica della produttività parlamentare calcolata da Open Policy. Il pelo e il contropelo che abbiamo iniziato a fare qualche settimana fa. Adriano Zaccagnini, che dopo l'uscita dal Movimento 5 Stelle si è unito al SEL, è all'89° posto su 630 deputati. Per trovare dei membri del direttorio del Movimento 5 Stelle, come il deputato Carlo Bilderberg, Sibilia, bisogna scendere fino al 151° posto, Iscario Sibilia, no? E Roberto Fico al 204° posto. Zaccagnini, attento alle tematiche sociali, è molto duro con il suo ex partito. Zaccagnini è un cognome ravennato, sì, di cui sottolinea il doppio pesismo, perché si allena alla linea. Perché si allinea alla linea politica del capo si applica il garantismo, mentre per chi si oppone il giustizialismo. Il Movimento 5 Stelle è diventato peggio degli altri soggetti politici che criticava. L'ipocrisia del direttorio è un male per il Movimento 5 Stelle e una minaccia per la democrazia. Assolutamente d'accordo, del motivo per cui li abbiamo denunciati 5 volte. Esattamente. Attenzione a dar loro fiducia, perché politicamente sono inaffidabili, bugiardi, ipocriti e soprattutto in mala fede. Che bel complimentino, cari amici, va bene? Anche Walter Rizzeto, oggi in Fratelli d'Italia, stacca per indice di produttività i membri del direttorio, quelli bravi, i deputati della Meloni. Il deputato della Meloni è al 76° posto, mentre per trovare Alessandro Di Battista bisogna scendere al 315° posto. Che bravi, il caro tanto nominato decantato. Alessandro Di Battista. E l'altro membro del direttorio, Carlo Ruocco, al 224° posto. Alcuni dei parlamentari cacciati hanno svolto un ruolo politico ma anche divulgativo in questi mesi per far capire cosa fosse il movimento. Il fiorentino Maurizio Romani, che ha rianimato l'Italia dei Valori in Parlamento, priva di rappresentanza finora, assieme alla collega Alessandra Bencini, ha più volte denunciato il metodo poco democratico del Movimento 5 Stelle. Il movimento, nel senso che adesso vi racconto il falso, ama dire da tempo, è più una setta che un partito, a proposito di IDV. Era un'idea grandiosa, ma sono mancati gli uomini per fare le cose, a partire dai vertici. Dovrebbero essere il megafono, ma il megafono amplifica quello che dice la base. Se invece amplifica i vertici stessi, le cose cambiano. Non ha aspettato di essere cacciato per sottolineare le incongruenze. Già dopo le prime espulsioni Romani cominciò a criticare l'autoritarismo grillino, fino ad esserne travolto. Qualche mese fa fu un altro deputato di Alternativa Libera, Tancredi Turco,
che raccontò al Foglio che la Casaleggio Associati non si limitava soltanto a ospitare il blog di Grillo sui suoi server, ma svolgeva anche attività di controllo, quindi amici attenti al Grande Fratello. A un certo punto, a settembre del 2014, venimmo a sapere che la Casaleggio Associati non solo aveva avuto informazioni sui nostri server di posta elettronica, ma capimmo pure che qualcuno da lì aveva potenzialmente accesso al nostro sistema di archiviazione e comunicazione interno parlamentari 5stelle.it, quello che usano i deputati, dove si depositano documenti. Un piccolo squarcio di luce su un movimento che preferisce tenersi chi non disturba troppo i manovratori. Ed è tutto. Ed è in questa sintesi chiarito tutto. Eccezionale. Cioè qui non vogliono menti pensanti, rivoluzionarie alla no a Robespierre, all'altro l'altro famosissimo. Alla Danton, alla no, Danton no, ancora. Quello giovane è morto a 24 anni. Marat. Jean-Luc, Jean. Ah no, no, Saint-Just. Saint-Just, ecco, non vogliono il Saint-Just. Che a 24 anni c'aveva la mente che spaccava il culo a... Però ogni volta che parlava se cagavano tutti sì, sotto. Sì, spaccava il culo a Einstein, cioè sì. Un cervello del genere. Ecco, cioè noi, a noi di Alba Mediterranea serve gente così, gente che sappia quello che vuole dire in qualunque momento, si assume la paternità delle sue cose, anche a rischio di essere poi, fatto oggetto di rappresaglie. Perché potremmo pure essere... diciamo noi eliminati dal gioco politico sicuramente, ma sicuramente se noi abbiamo detto delle cose e fatto delle cose, quelle cose rimangono, quelle cose lì servono a chi ci segue, a chi viene dopo, che a un certo punto, pure se era rimasto nascosto nell'ombra, fino a un certo punto poi emerge e con l'eredità che viene lasciata da chi l'ha precorso sicuramente potrebbe fare delle cose più valide di chi l'ha precorso, perché ha più anche modo di elaborarle. Cioè, appunto. E quindi crea un background culturale, forse può andare oltre. E per concludere, questo lo facciamo solo vedere, un altro numero di Panorama, vi consiglio di vedervelo questa rivista perché le accuse sono notevoli. Ecco, banche, crisi, MPS, e adesso qui stiamo girando tutti e la gente se lo merita, hanno rimesso a posto i conti di questa cricca comunista, perché Monte dei Paschi di Siena è un feudo comunista. Ricordo quando i vari Berlinguer, fratelli Berlinguer, figli, nipoti, zii, Giovanni, cugini e quant'altro Luigi. Facevano parte del consiglio di amministrazione. Cosa facevano nel consiglio di amministrazione? Se fregavano i soldi, sti maiali, sti porci, eccoli qua. E cosa dice? E abbiamo qui il giudio di turno, perché eccolo qua, no? Ma che strano che nell'economia ci siano sempre questi giudici. Sono così bravi, come sono bravi? Hanno studiato Harvard. Che cazzo? E Keynes, sono tutti keynesiani. Sì, guarda, Oscar Giannino, questo invece no, questo lui ha Oscar Giannino, quello che scrive l'articolo, peraltro. Interessante, molto interessante. Non c'ha due lauree, ma è una persona intelligente. Sì, ma è sufficiente essere intelligente, con un minimo di onestà. Quest'altro no, il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Dove cazzo li tirano fuori questi qui? Io non si capisce da dove era questo qua. Faceva il contabile per zio Paperone, che cazzo lo faceva? Nella telenovela del salvataggio al photo finish dell'istituto spunta perfino l'estorsione alle casse previdenziali, una pagina nera del governo. Hanno fatto pure l'estorsione alle casse previdenziali, capito? Allora, quando un certo Pascià, poveracci, gli otrantini li ha imparati, scannati tutti, sì, 800 ne ha imparati, ma noi, guardate, noi non li vogliamo imparare 800, ci accontentiamo di 200-300, no? Ma imparati sì, porcaccia Giuda, cari amici, a presto e preparati i pali, molto appuntiti. Sempre so long. Sempre.